arriverà l'angelo, quello che hanno fermato. C'è stato un angelo, era un portuale, ma te ne andiamo un po'. C'è l'angelo portuale, ce lo vedi. Come faccio? Control, com'è? Control? Quel catenone lì che batte sul video. Inizia la voce. Quindi ora un progetto straordinario, un altro musicista che ha fatto parte della Palusa, un grande della musica, puoi entrare intanto facendoci, ti devi sistemare, è qui con noi Di Maggio Baseball Team, quel progetto Di Maggio Baseball Team che ci inizierà con la sua musica. Io vi saluto, sono il miglior comico, attore presente oggi al Cage. Hey.
Thank you.
team, un progetto straordinario, un applauso, ma di più, ragazzi. Livorno Music Awards, terza edizione, io sono entusiasta, c'è già un link su qui Livorno, se andate c'è la fotogallery. Crestacci cade sul palco, qui Livorno c'ha l'entusiasmo. E ora parte un momento, si inizia con un altro premio strepitoso che è Best Electronic Dance. Scusate il mio inglese, io sono cintura nera di inglese, terzo dan, c'ho una pronuncia terribile, aiutatemi. Dovrebbe iniziare anche, ci dovrebbe essere anche un video, se non mi sbaglio, c'è un video? Non c'è un video, quindi io inizio e le nomination sono per Marco Grassi, DJ organizzatore di eventi che ha fatto breccia, dov'è? Marco Grassi è qui con noi, ha fatto breccia nella stagione dell'Alcatraz di Livorno con il suo progetto Circus, un contenitore di arti di ogni genere che si sviluppa all'interno di un house club, house club ha detto bene, seguendo un filo che si dipana durante tutte le performance. Marco Grassi, un applauso. Poi c'è Duster Peter, ex batterista Taster e basta. A un certo punto ha lasciato il gruppo, ha fatto il famoso libro Taster Peter lascia il gruppo. Cazzate Dio stasera. Vabbè, succede. E praticamente lui ha iniziato tutto, ha lasciato il metal per intraprendere con successo la carriera di DJ e produttore di musica elettronica, affermandosi sempre di più all'estero. È proprietario dell'etichetta Extravaganza. Un applauso anche a Taster Peter. Poi Nick Daring, definirlo un artista eclettico e riduttivo, Nick è un giovane DJ e produttore che ha sviluppato una propria identità e ormai familiarizza con la techno, l'house e la sperimental music. Nel 2015 ha dato alla luce l'EP Freak Kill per la 6 Watt Recording. Questa era bella. E poi Di Maggio Baseball Team, che si è esibito adesso con il progetto Di Maggio Baseball Team, che ha fatto con la cantante Muolopoulos, senti l'arte, di tutto, me l'hanno messa apposta adesso, se non te lo dico io. Che fa parte dei Tillac e ha suonato anche con gli Arma Negretta, si è contato questo nuovo progetto, con tutte le musiche campionate, rielaborate con software e effetti, uniti a un solo greeting in lingua inglese. Un applauso anche a Di Maggio di nuovo. E poi Delta Tankers, etichetta di proprietà di Oreste Chirici, H-Punks, ragazzi, ma fantastici, producer livornese di stampo techno house e coproprietario dell'etichetta Delta Tankers, ha collaborato con molte etichette di fama internazionale come Beaten, Bang Bang e Glock Box, e ora a premiare Best Electronic Music Award of Livorno, Legorn, mi chiamo qui Marco F, un applauso di nuovo al livornese, mezzo berlinese, mezzo livornese, mezzo berlinese, no? E quindi puoi dire la famosa frase and the winner is. Posso dirlo? Lo devi dire. In realtà non lo so ancora, devo aprire la busta. Volevo dare il mio premio, fammi dare questa soddisfazione. Sentila, che tensione c'è? No, l'idea che lo vedo prima di tutti. È bello, è bello. Tientelo per te, allora, facciamo questa prova. Guarda, ma lui. And the winner is rullo di tamburi, rullo di joint. Fuori, ora dentro fa caldo anche. Io lo so. Lo sai? Lo vogliamo dire? Vogliamo mandare prima la pubblicità? Ah no, c'è la pubblicità. The winner. Le dico il mondo, No, giocatela, ci può stare un altro quarto d'ora, ce l'hai. The winner is Taster Peter. Taster Peters, incredibile. Taster Peter, un altro applauso, ragazzi, ma è un po' di entusiasmo, Taster Peter nasce una volta ogni 100 anni, si può dire, no? Com'è? Emozionante? Emozionante, sì. Quindi continui a produrre, a fare musica, ti diverti, sei felice? Felicissimo, mi fa molto piacere che ci sia questa entrata di questo nuovo premio, perché è una categoria che secondo me è giusta che sia premiata. È sempre musica, a Livorno c'è molto presente, quindi mi fa molto piacevole. Grande, un applauso di nuovo, un vincitore qui con noi.
Ringrazio di nuovo Marco F, lo so che è andato a lavorare a Empoli, siete a lavorare a Empoli, andate... No, no, è sempre la sera, rimanete qui, allora ragazzi, andate a bere. Preferisce star qui. Vabbè, ok, perfetto, un altro applauso, grazie.